Eccoci amici, vi vogliamo raccontare, io e Giorgio Laporta, buonasera. Vi vogliamo raccontare una cosa strana. Allora, in questo momento noi ci troviamo in Germania, sì, perché Strasburgo, sapete che è proprio al confine, basta passare il ponte del Reno e si è in Germania. Allora, noi siamo venuti in Germania e vedete alle mie spalle siamo nel parcheggio di una grande catena, credo che tutti la conoscono, DM, dove vendono molte cose per l'igiene, per la casa, eccetera. Ma perché facciamo questa diretta? Perché siamo entrati per comprare del dentifricio normale, pure noi ci laviamo i denti, guarda caso, e abbiamo notato negli scaffali i famosi test per il Covid, quelli rapidi, quelli che in genere vengono fatti in Italia nelle farmacie, li vendono anche nelle farmacie. Credo che in Italia quanto costano? Circa 8 euro l'uno. Cioè 8 euro. È chiaro che quelli che si fanno con la certificazione costano, mi 22, sembra 22 euro, perché c'è la certificazione, eccetera. Però credo che possa essere molto interessante il fatto di poter, scusate che qui siamo in mezzo al parcheggio e mi mettono sotto con la macchina. E è interessante che un cittadino abbia la possibilità di poter comprare a dei prezzi veramente modici, poi vi diremo quanto costano, apposta stiamo facendo la diretta, per poter immediatamente verificare. Poi se uno ha dei dubbi o è positivo, risultato positivo, naturalmente fa il suo bravo molecolare. Però quante volte ci è capitato, se avessi adesso un test lo farei subito perché ho paura, ho visto, oddio, ho saputo che quel mio amico oppure sul posto del lavoro c'era uno positivo, oddio, devo aspettare domani. Ecco, allora vi svegliamo il trucco. Quanto hai pagato? Allora, questa confezione guarda da 5 è costata 3,75 euro. Sì, avete capito bene, avete capito bene. Guarda, c'è pure lo scontrino. Aspettate, eccolo qua. C'è lo scontrino. 3,75 euro. Allora, 3,75 euro per 5 tamponi. Quindi per una famiglia allargata. A distanza di 8 euro l'uno. Quindi in Italia costerebbero 5 per 8, 40 euro. Qui costa 3,75. Allora io dico, sono gli stessi, ma che dobbiamo pensare qua? Che pensite? Che qualcuno ci guadagna. Eppure tanto ci guadagna, ma io non lo so. Aspettate, guardate che DM non è un ente di beneficenza, ci guadagna pure nel venderli a 3,75, non è che li regala, attenzione. Quindi non ho capito perché da noi, ma com'è sta storia? Non ne ho idea, qualcuno, siamo in Germania. Qualcuno si è arricchito, esatto. Qualcuno ha guadagnato tanti bei soldini con sta roba. Avete capito? Eccoci qua, meditate amici, meditate, grazie.